Ben ritrovati sul canale di Musica all'Orecchio. Oggi parliamo di un cantante molto conosciuto, Alex Britti, un cantante che usa molto la musica jazz e la musica blues, un grande conoscitore della chitarra e trasferisce queste sue conoscenze nella musica popolare. Questo lo rende un artista estremamente interessante da studiare. Dal punto di vista armonico, eseguiremo tre canzoni di Alex Britti, una famosissima, Oggi sono io, e altre due un po' meno, però quelli che seguono questo cantante sicuramente le conosceranno, e Sono contento e Lo zingaro felice. Abbiamo scelto queste tre canzoni sia perché sono abbastanza orecchiabili e sembrano semplici, ma anche perché contengono delle modulazioni e degli accordi molto particolari che d'altra parte contraddistinguono un po' tutta la discografia di Alex Britti, ma le abbiamo volute mettere insieme perché mettendo a paragone i tre brani noi possiamo renderci conto di come si muove Alex Britti nel mondo delle modulazioni. Per questo vi raccomando di seguire il video fino alla fine, proprio per cogliere quelle che sono le relazioni fra questi tre brani. Anche se non conoscete uno di questi brani o un paio di questi brani, vi raccomando comunque di seguirli perché le armonie che troverete all'interno e il lavoro didattico che possiamo svolgere sarà assolutamente interessante e utile per i vostri progressi. Iniziamo dal primo brano, Sono contento. Andiamo subito a fare il nostro piccolo lavoretto di ricerca della tonalità. Sentite come l'intro si mantiene tutto su una nota, su una tonica. Perché è la prima volta che t'ho visto. E anche la prima frase, anche la prima frase del brano, perché la prima volta che t'ho visto, sembra essere sulla tonica. Sentiamo dopo. Non era stato niente di speciale. Accompagnato a casa, fino a qui tutto è Normale. Qui abbiamo la prova che la nota era proprio quella tonica che avevamo sentito all'inizio. Tutto è normale, perché la prima volta che ti ho visto, perché la prima volta che ti ho visto. È un sol diesis, la tonica di questa canzone. Quindi sol diesis è chiaramente una tonalità maggiore, dovremmo suonarla in questa posizione, un po' complicata, andiamo a suonarla in sol mettendo il capotasto sul primo tasto. Perché la prima volta che t'ho visto. Qui c'è il primo accordo. Non era stato niente di speciale. Sentite che è un accordo di passaggio questo, che chiaramente ci porta a un accordo importante. T'ho accompagnato a casa, fino a qui tutto è normale. Siccome ritorna, tutto è normale, siccome ritorna sul primo grado, sul Sol, prima del Sol, è molto probabile che troviamo la dominante, quindi il Re settima. Quindi, che è la prima volta che t'ho visto. Qui abbiamo due accordi prima del Re settima e quando siamo alle prese con Alex Britti, diciamo che io ho visto nella stragrande maggioranza delle canzoni che lui usa sempre il 2-5-1. Il 2-5-1 lo troverete, anzi in tutti i tre brani che noi faremo troveremo il 2-5-1, cioè se partiamo dal Sol, La minore, Re 7, Sol. Perché la prima volta che t'ho visto,
però qui abbiamo un accordo di passaggio prima del La minore. T'ho accompagnata a casa, non era stato niente di speciale. Sentite che è un accordo sospeso. Non era stato niente di speciale. T'ho accompagnata a casa. Però qui troviamo il La minore, cioè troviamo il 2. Quindi cosa ci può stare sopra al La minore? La sua dominante secondaria, però sentiamo anche la sospensione. E quindi noi possiamo suonare un Mi sus 4, ok? Seguito dal Mi 7, io farei così, e poi il La minore. Il Re 7. E il Sol, perché la prima volta che t'ho visto non era stato niente di speciale. E questo è l'accordo di passaggio. Ti ho accompagnato a casa e fin qui tutto è normale. Il Re 7, io sento che c'è un altro, eccolo qui. Sul Re 7 abbiamo un'altra particolarità, un altro accordo particolare che Alex Britti mette un po' di jazz nelle sue canzoni. Non è stato niente di speciale. La minore. Tutto è normale. Non è un Re 7 e basta. È chiaro che se ci mettiamo il Re 7 va bene, ma o il Re maggiore. Ma c'è tutto è normale. Allora, la cosa che dovete fare qui è spostare il quinto grado, cioè il La, mentre siete in Re, il La di un semitasto. E quindi diventa un Re quinta più. E quindi gli accordi saranno questi. Perché la prima volta che t'ho visto non era stato niente di speciale. Ti ho accompagnato a casa e fino a qui tutto è normale. Ta ta ta, macchina prestata da mia da capo. Un giorno mi serviva per lavoro. Sentite l'accordo sospeso. La macchina prestata da mia madre, un giorno mi serviva per lavoro. E qui chiaramente ritorna il La minore. Invece è diventata un'occasione d'oro. È molto bello questo passaggio. Quindi qui la strofa cambia a livello di accordi. Ritorniamo a capo. La macchina prestata da mia madre. Di nuovo accordo sospeso. Un giorno mi serviva per lavoro. E poi Mi 7 sus 4. Mi sus 4. Mi 7. E invece è diventata un'occasione. Sentite come ci sta benissimo questa quinta più. L'accordo si fa così. Vedete? Come se facessi un Re minore, ma l'anulare lo metto invece sotto al medio. Quindi la macchina prestata da mia madre, quel giorno mi serviva per lavoro, invece è diventata un'occasione. Qui tornava in Sol, qui invece va in Si minore. D'oro. Invece è diventata un'occasione d'oro. Dal Si minore ritorna di nuovo nell'accordo sospeso che lui utilizza tantissimo, questo Mi sus 4, seguito dal Mi settima. E poi qui che fa? Ritorna in La minore perché siamo in una dominante secondaria. No, non ritorna in La minore, ma va sul quarto grado.
E questo è un passaggio che io ritrovo anche in altre canzoni, in molte altre canzoni, cioè lui fa la dominante secondaria che dovrebbe portare sul La minore, invece di fare il La minore utilizza questa dominante secondaria anche col sus per andare sulla relativa maggiore di quella minore, cioè sul Do, arricchito dalla settima major. Quindi riprendiamo e vediamo come suona così bene questo passaggio. Macchina prestata da mia madre, quel giorno mi serviva per lavoro, invece è diventata un'occasione d'oro. Sarà che è stato tutto all'improvviso. Quindi invece della minore, Do settima maggiore. Sai che è stato tutto all'improvviso. Di nuovo sentiamo il Si minore. Che neanche me ne sono reso conto. Ancora utilizzatissimo il Mi 7 preceduto dal Sus. Vediamo cosa succede a questo punto. Riepiloghiamo, stiamo facendo una strofa che la prima strofa ha chiuso subito nella dominante, no? Quando faceva perché la prima volta che t'ho visto non era stato niente di speciale. Ti ho accompagnata a casa e fino a qui tutto è normale. E chiude col reset e ricomincia da capo. La seconda strofa è diversa. La macchina prestata da mia madre, quel giorno mi serviva per lavoro, invece è diventata un'occasione. Fin qui era tutto uguale, qui cambia Do, Ro, Si minore, Mi 7. Non lo dirò più che il Mi 7 è preceduto dal Mi sus 4. E qui sembra che dovrebbe ritornare in La minore, invece Do maggiore. Sarà che è stato tutto all'improvviso, che me ne sono reso Si minore, reso conto. Ancora il Mi 7. Cosa succede adesso? Succede una cosa molto bella, che lui si sofferma sul La minore, cioè il secondo grado dell'accordo che stiamo sempre suonando, della tonalità in cui stiamo suonando, siamo sempre in tonalità di Sol maggiore. Si sofferma su questo La minore come se il La minore, insomma, diventasse predominante, e abbassa moltissimo la voce, almeno di un'ottava. E adesso quando penso a quello che c'è, Mi 7, La minore, prendo fiato e dico che sono. Quindi La minore. E adesso quando penso a quello che ci è capitato, posso solo ringraziarti, prendo fiato e dico. Quindi La minore, Mi 7, La minore, Re 7. Nel coro lui non alza subito la voce, anzi la abbassa ancora di più quando ritorna in Sol. Tanto è uguale. Esaminiamo questo frammento. Siamo nel coro. So, ma non spara la voce, rimane bassissimo. Sono contento di averti accanto. Quindi so, sol maggiore, mi minore. Sempre con le settime. Di averti accanto. La minore, Mi 7. Ricordate che questo Mi 7 è una dominante secondaria della minore. Ma in questa parte del brano, siccome diventa
diciamo, la minore diventa dominante, che succede? Che tu lo potresti cominciare a pensare come il quinto grado del La. Infatti, vedete come svolge una funzione di dominante in questo piccolo passaggio, no? Sono contento di aver la minore, di averti accanto. Sentite che funge proprio da dominante della minore. Nel bene. Oh, qui c'è un accordo bellissimo che vi invito ad approfondire e a studiare. Riascoltiamo solo questo passaggio. Nel bene, nel male, Nel bene, nel male. Allora, tu puoi rimanere qui in La minore, nel bene, nel male, oppure puoi aggiungerci questo accordo bellissimo, che è questo. Nel bene. In La minore. Che cos'è questo accordo? Questo è un La minore con la settima maggiore. Qual è la settima maggiore del La minore? È il Sol diesis, perché viene un semitono prima del La, quindi è la sua settima maggiore. Normalmente tu nel La minore, non normalmente, nel La minore tu trovi il Sol come settima, trovi cioè la settima minore, che è questa. Invece di metterci la settima minore, qui ci metti la settima maggiore, cioè quella che sta un semitono prima della tonica, o meglio, prima dell'ottava. E che suono, che sonorità esce da questo accordo? Esce una sonorità molto usata nel jazz che secondo me serve proprio per arricchire, dare una pausa a questo accordo minore e per tenerlo un po', tenerlo però nello stesso momento arricchirlo, cioè. Va sul Si settima, che ancora una volta un'altra dominante secondaria del sesto grado, del Mi minore. E che fa? Va in Mi minore? No, ancora una volta, come prima, utilizza la dominante secondaria per andare nella relativa maggiore dell'accordo al quale normalmente sul quale normalmente avrebbe dovuto recarsi. Quindi invece di andare sul Mi minore, dopo questo Si7 ricomincia con la strofa. Tanto è Re 7. Quindi ripete qui il coro. La minore, Mi 7. Vediamo se ripete chiaramente gli accordi di prima. Ecco il La minore con la settima maggiore e ancora di nuovo il Si 7. Quindi ripetiamo questo. Solo che qui fa un'ottava più alta, cioè qui con la voce esplode. Per cui abbiamo un coro in un'ottava più bassa e il coro successivo, diciamo questa seconda parte del coro, con accordi che si ripetono, con un'ottava più alta.
quarto grado. Quindi do settima maggiore. Sembra strassi minore, però ancora il nostro mi settima. Ogni volta che ci penso. E qui chiude la minore, la settima. Qualche Dio ringrazierò. Chiude sul Sol e qui modula. Quindi il coro si conclude in Sol maggiore, l'accordo della sua, della tonalità. Cosa succede adesso qui che modula? E lo fa nella maniera più classica, cioè va nell'accordo di Mi settima che finora è stato utilizzato come dominante secondaria della minore, ma qui lo utilizza come per trasferirsi dal Sol maggiore, dalla tonalità di Sol maggiore in quella del La maggiore, come spesso accade, lo si fa attraverso il quinto grado della tonalità verso la quale siamo diretti. Quindi Mi settima. Io che volevo vincere i mondiali. Come prima. Invece mi ritrovo a far la spesa. Fa diesis col sus e poi fa diesis settima. E gioco a fare il duro quando fai l'offesa. E gioco a fare il duro quando fai. Qui abbiamo visto che dopo troviamo il La minore, quindi qui troveremo il Si minore e poi lì trovavamo il Re 7, o meglio il Re con la quinta più. Qui troveremo il Mi con la quinta più. Vi ricordate questo accordo? Questa specie di Re minore, facciamo retrocedere l'anulare e diventa questo, e possiamo sfruttare il Mi a vuoto, il Mi basso. Gioco a fare il duro quando fai l'offesa. Qui succedono delle cose stranissime. Quindi quando fai l'offesa, do diesis minore, prima facciamo il Si minore, qui ci sta il do diesis minore. Sentite qui cosa succede. Questo è un accordo un po' difficile da trovare, perché chiaramente siamo usciti qui fuori dalla scala armonica. E allora cerchiamo di capire che cosa succede dopo, prima di trovare questo accordo di passaggio. Allora, siamo arrivati sul Do diesis minore. Duro quando fai l'offesa. Adesso non c'è più niente e nessuno. E adesso non c'è più niente e nessuno. Do maggiore. Vorrei poterti dire cosa sento. Vorrei poterti dire cosa sento. Che cosa è successo quindi? Se siamo in Do maggiore e poi troviamo il Si minore, e poi troviamo il Mi 7, e poi troveremo il La minore, è semplicemente ritornato nella tonalità originaria, cioè nel Sol. Ma l'ha fatto in maniera veramente strana, perché avevamo modulato in La. E io che volevo vincere i mondiali, invece mi ritrovo a far la spesa, e gioco a fare il duro quando fai l'offesa. E adesso non c'è più niente, adesso che non c'è più niente, nessuno. Vorrei poterti dire cosa sento. Bellissimo, è ritornato nella tonalità originaria attraverso questa
modulazione vocale. E l'accordo che ci andiamo a mettere, quindi, quell'accordo di passaggio difficile un po' da intercettare, lo andiamo a ricavare pensando alla tonalità del Sol maggiore. Normalmente il primo accordo che dobbiamo pensare è proprio la sua dominante, cioè il Re7. Vediamo. Che non c'è più niente, nessuno pesa. Re7. Il Re7, tra l'altro, è un accordo, il Re, che ci porta poi sul quarto grado, ci porta a intonarci il quarto grado, no? Ripetiamo dal La maggiore. Io che volevo vincere i mondiali, invece mi ritrovo a far la spesa, mi gioco a fare il duro quando fai l'offesa. Sentite qui, cado, vado sul quarto grado del Sol. Questo mondo è adesso che non c'è più niente e nessuno. Vorrei poterti dire cosa sento. E qui continua. Ok. Vorrei poterti dire cosa sento. E visto che è passato un po' di tempo e so che non è stato. Qui troviamo gli stessi accordi di prima, quando ci soffermiamo sul La minore e poi sul Mi 7 come quinto grado del La minore, nana e dico, e ripete il coro. Andiamo verso il finale del brano, quindi ritroviamo di nuovo il coro. Sono contento di averti accanto di notte, di giorno, e ogni volta che torno io sono contento, perché non rimpiango le donne che ho avuto. Sentite questo La minore, settima maggiore. Non ho mai amato. E qui sentite il quarto grado. Verso il finale. Allora, sul finale lui ripete questo 2-5-1 intervallato anche dalla sesta minore, dal Si minore, che voglio dire dalla terza minore. Ole a mezzogiorno che ci riscalderà. Quindi gira sempre questo La minore, Re7, Si minore, Mi 7, sembra l'acqua che nel mare e che poi pioverà, sembra tutto un altro mondo, spero. Ascoltiamo questo accordo finale. Sembra tutto un altro mondo e spero tornerai con me. Tornerai con me. Questo è un accordo fuori tonalità. Qual è? È un accordo usato in moltissime canzoni per concludere le canzoni e dare così un effetto sorpresa. Quindi sembra l'acqua che nel mare e poi pioverà. Quindi sempre giro 2, 5, 3. E la dominante secondaria su Mi. Sembra tutto un altro mondo. 2, 5. Quando tornerai con me. Re diesis, settima maggiore. Eccolo qui l'accordo particolare che spesso serve per concludere. Re diesis, che cos'è questo Re diesis settima? Siamo in Sol, in tonalità di Sol, e
il quinto grado spostato di un semitono. E poi conclude sul Sol. Eccolo qui il Sol. Da da da. Quindi prima di risolvere l'intero brano sull'accordo della tonalità di Sol maggiore, questo quinto grado aumentato con un accordo di settima maggiore, Re diesis settima maiore. Oggi sono io, canzone famosissima di Alex Britti, diciamo la più famosa. Ricerchiamo la tonalità come facciamo per ogni canzone. E non so perché quello che ti voglio dire, cerchiamo di non seguire la melodia. Quindi na 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 na. Questa è la nota risolutiva. E quindi è la nota della tonalità. È un Re bemolle. Quindi dovremmo suonare in Re bemolle maggiore, cioè qui. Chiaramente per un chitarrista, soprattutto alle prime armi, non è facilissimo. Andiamo a cercarci un altro metodo. Suoniamo in forma di Do maggiore e mettiamo il capotasto sul primo tasto. Come in tutte le canzoni, in molte canzoni di Alex Britti, ritroviamo il 2-5-1 di, diciamo, di matrice jazzistica. E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, quindi Re minore, Sol 7, non è anche se l'ascolterai, Do assolutamente con la settima maggiore. Resterà soltanto un'altra fragile illusione. Dominante secondaria del Re minore, quindi preceduto dal Sus, come abbiamo visto prima. Accordo di Sus, la dominante secondaria. Sus seguito dalla settima. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, bene oggi. E quindi sempre continuiamo con questo 2-5-1. Adesso noi però vogliamo andare a verificare il passaggio che ci interessa, e cioè la modulazione. Dove modula la canzone? In quale direzione? Quarto grado. Quindi come vorrei poter, quarto grado fa. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella, senza Mi minore. Siamo quindi ancora in tonalità di Do maggiore. Quarto grado fa e Mi minore il terzo grado minore. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire. Qui modula. Vediamo cosa fa. Mi piaci per davvero. Che mi piaci per davvero. Che mi piaci per davvero. Mi piaci per davvero. Sol sus 4. Che mi piaci per davvero. Quindi il Sol appartiene alla tonalità del Do. Finora abbiamo suonato in Do maggiore, quindi niente di strano, però sentiamo nella voce che accade qualcosa di diverso. Che mi piaci per davvero. Anche se non te l'ho detto. E qui abbiamo un altro sus. Anche se non te l'ho detto. Mi sus 4. Quindi Sol, accordo sospeso
E la sospensione, come sapete, eliminiamo la terza e quindi non sappiamo più se è un accordo maggiore o minore. Ancora un altro accordo sospeso, Mi. E nell'accordo successivo cominciamo a capirci qualcosa in più. Dopo il Mi. Perché è squallido provarci, La minore. Il Mi, quindi come dominante secondaria del La minore. Potremmo però trovarci ancora in Do maggiore, perché il La minore, come sapete, è il sesto grado, il Sol è il quinto grado, il Mi potrebbe essere una dominante secondaria. Ma l'accordo che viene adesso ci dice che non siamo più in Do maggiore. Solo per portarti a letto, solo per portarti a... Quindi è Sol minore, Do 7, e qui il Do 7 ci dice tutto, perché diventa dominante, il Do che era l'accordo della tonalità diventa dominante, e se diventa dominante, dominante di che cosa? Del Fa maggiore. Quindi in questa canzone Alex Britti modula dal primo grado Do maggiore, no, l'accordo della prima tonalità Do maggiore, al suo quarto grado in Fa maggiore. Le modulazioni in quarto grado, cioè le modulazioni, se noi facciamo, suoniamo in Do, ci mettiamo una sesta maggiore e andiamo in Re, ci mettiamo una sesta maggiore e andiamo in Mi, sono facili da intuire, ma una modulazione da un primo grado a un quarto grado, fatto con accordi di passaggio, che molti dei quali appartengono alla tonalità precedente, diventa un po' più difficile da intuire. Qui gli accordi sono semplicissimi, no? Non è che abbiamo delle cose complicate, però su che cosa dobbiamo andare a riflettere? Dobbiamo andare a riflettere soprattutto su questo Sol minore seguito dal Do 7. Sol minore, 2, 5, 1, Fa. Eccolo l'accordo della tonalità. L'accordo della nuova tonalità è il Fa. E non... Fa Mi settima per parlarti finalmente, La minore, e poi fa questo giro, no, terza minore, La, seconda minore, Sol dominante, Do, Fa. Bellissima questa modulazione, da primo a quarto grado. Passiamo all'analisi dell'ultima canzone di questo grande cantautore, Lo zingaro felice, Ricerca di tonalità. Un uomo su 30 anni, come un sacco di altra gente, basta poco per ferirlo, per lasciarlo indifferente. Sì. Quindi suona in Si maggiore. Per una, diciamo, posizione un po' più chitarristica, suoniamo in forma di Do, ma in realtà stiamo suonando in Si maggiore. Vediamo la tonalità. No, la tonalità, voglio dire, l'abbiamo vista. Vediamo gli accordi. Basta poco per ferirlo, per lasciarlo indifferente. Anche qui abbiamo un 2, 5, 1,
o meglio 1, 2, re minore 7, 5 sol. Un uomo sui 30 anni come un sacco di altra gente, basta poco per ferirlo, per lasciarlo indifferente. E qui continua la canzone sempre con questa, con questi accordi e questa melodia. La sua timidezza a volte è l'arma sua migliore, un sorriso per nascondersi e gli occhi per parlare. Qui cambia qualche accordo diverso. C'è uno zingaro felice che si sveglia ogni mattina con la voglia di partire con la testa sulla nuvola. Quindi c'è uno zingaro, sesta minore, c'è uno zingaro felice che si sveglia ogni mattina, mi minore, terzo grado, con la voglia di partire, fa maggiore, quarto grado, con la testa sulla luna. E qui succede qualcosa di particolare. C'è uno zingaro nascosto dentro il cuore di ogni uomo. Quando... C'è uno zingaro nascosto. C'è uno zingaro nascosto, la bemolle settima maggiore, dentro il cuore di ogni uomo, do minore. Che accordi sono questi? Certamente non sono più accordi che appartengono alla tonalità del do maggiore, perché il la bemolle non lo troviamo sulla scala del do maggiore, e né il do minore. Quindi proprio questo do minore ci fa capire che c'è un prestito di accordi dal do maggiore al do minore. Il la bemolle è esattamente il la bemolle maggiore, è il sesto grado del do minore. Quindi c'è uno zingaro nascosto dentro al cuore, dentro il cuore di ogni uomo. Molleresti tutto per andare via. Quando molleresti tutto per andare via lontano. Quando molleresti tutto, re minore 7, ci siamo ancora nella tonalità del do maggiore. E poi troviamo questa dominante secondaria, mi 7. Quindi memorizziamo questo passaggio, perché questo è un passaggio importante che fa da ponte per andare a modulare in un'altra tonalità. C'è uno zingaro nascosto dentro al cuore di ogni uomo. Prestiti dalla tonalità parallela del do minore. Quando molleresti tutto per andare via lontano. Dominante secondaria. Di che cosa? Della minore. Eccolo qui, la minore. Attenzione qui. La minore anche fa parte del do maggiore. Però, come sentite adesso, qui sentiamo... E così come viene. Troviamo un accordo maggiore, un re maggiore, che non fa più parte della tonalità del do maggiore. Questo senso di voglia di libertà, così. E beh, qui si svela la nuova tonalità, perché la minore, re 7, sol, mi minore. E quindi è un giro di accordi facilissimi e siamo in tonalità di sol maggiore. Quindi l'autore qui ha modulato dalla tonalità del do maggiore alla tonalità del sol maggiore con accordi, gli accordi delle strofe sono molto semplici. Quello che è complesso è il ponte di accordi che è stato utilizzato, cioè eravamo in do, prende in prestito accordi dal do minore e fa la bemolle, do minore, tutto in minore, quindi tutte tonalità abbastanza tristi, re minore, quando molleresti tutto per andare via lontano, e questo
questa dominante secondaria è proprio, diciamo, quella che serve per andare sul La minore. Il La minore, però, attenzione, non è la nuova tonalità, ma è il secondo grado, cioè non inizia la nuova tonalità con l'accordo, con la fondamentale, con la tonica, ma inizia con il secondo grado, La minore. E così come viene. E qui 2, 5, 1. Grado mi minore, così ci appartiene anche il tempo che tanto non tornerà, così e tutto il resto non c'è più. E qui ancora modulazione, come modula sempre con il quinto grado della tonalità verso cui siamo diretti, quindi stiamo suonando in Sol, La con il Sus 4 e poi con il 7, come spesso fa l'ex Britti. Oggi un giorno nuovo, dice la televisione, che fa la stessa cosa dal Do maggiore, quindi la strofa che prima era in Do maggiore adesso la fa in Re. Quindi abbiamo avuto tre modulazioni, voglio dire due modulazioni, tonalità Do maggiore, quella iniziale, successiva tonalità in Sol maggiore. E la tonalità in Sol maggiore, modulare in Sol maggiore, non è semplice, perché ci si confonde, perché troviamo accordi che appartengono anche a quelli del Do, e quindi dobbiamo cercare di capire che invece abbiamo modulato sul quinto grado, sul Sol, e poi ancora un'altra modulazione finale sul Re maggiore, Do, Sol, Re. Concludiamo questo lungo discorso che abbiamo fatto su Alex Britti, cantautore straordinario. Abbiamo visto accordi, abbiamo visto degli accordi bellissimi, abbiamo visto anche come lui è veramente il re delle modulazioni. In ogni canzone, io l'ho ascoltato in concerto alcune sere fa, e questo mi ha mosso poi, diciamo, il desiderio di fare questo video. In ogni canzone lui modula, ma non modula semplicemente, fa delle modulazioni, come abbiamo visto in queste tre canzoni, delle modulazioni molto particolari. In Oggi sono io abbiamo visto che modula dal primo al quarto grado, se non sbaglio stavamo suonando in Do, e quindi dal Do ha modulato in Fa. In quest'ultima, nello Zingaro felice, modula sul quinto grado dal Do al Sol, e poi ancora modula in Re. E nella prima canzone, Io sono contento, abbiamo visto quel bellissimo passaggio dove modula di un solo tono, ma dopo poche frasi ritorna nella tonalità originale. Insomma, dei passaggi particolari per la musica popolare, e studiare questo tipo di cantautore, diciamo che ci permette di fare molti passi avanti nello studio delle armonie, perché non si tratta di fare i soliti quattro accordi, si tratta soprattutto di suonare con settime. Abbiamo visto l'uso di dominanti secondarie, abbiamo visto l'uso dell'accordo di sus 4 seguito poi dall'accordo di settima che lui utilizza moltissimo. Quindi abbiamo avuto moltissimi spunti per poter approfondire lo studio del nostro strumento preferito. Il video è stato lunghissimo, però spero che siate riusciti a seguirlo fino alla fine, perché gli argomenti andavano visti in parallelo, bisognava confrontare l'uno con l'altro. Bene, per oggi è tutto, al prossimo video.